Ciao e benvenuto ad un nuovo episodio del Brainhunter Podcast, il primo podcast sul mondo delle costruzioni. Oggi è un episodio diverso dal solito, solitamente infatti ho un ospite. Oggi invece l'ospite sono io qui all'Università di Napoli Federico II. Tra pochissimi minuti infatti assisteremo ad una prova dinamica su tavola vibrante in cui verrà testata una struttura in acciaio realizzata in cold form steel. Se hai seguito gli episodi precedenti del podcast ricorderai che abbiamo già parlato di questa tipologia costruttiva nell'episodio registrato con Claudio D'Onofrio. Si tratta di strutture realizzate con profili sottili formati a freddo dagli spessori molto contenuti, in genere 15 decimi di millimetro. L'elemento resistente di questa struttura è costituito da pareti che assorbono quindi sia le azioni verticali che le azioni sismiche orizzontali, ed ogni parete è costituita da montanti, ovvero da profili con sezione a C, in genere ad interasse di 50-60 cm, una guida superiore e una guida inferiore a cui vengono fissati i montanti, e dei controventi ad X che non sono nient'altro che dei piatti collegati ai nodi all'estremità della parete. Si tratta di strutture dalle estrema leggerezza e dalle notevoli capacità di resistere a eventi sismici anche di elevata intensità, ed è infatti proprio quello che andremo a vedere in quanto assisteremo al prova dinamica eseguita su un modello in scala 1-3, quindi un modello di una struttura su tre livelli in scala 1-3 realizzato dal DIS, il Dipartimento di Ingegneria per il Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura dell'Università di Napoli. L'accelerogramma che verrà usato per questa prova dinamica è l'accelerogramma registrato dalla stazione di Norcia ed è quello dell'evento sismico del 30 ottobre 2016. La prova dinamica consisterà in una successione di più prove e in ogni prova verrà scalato l'accelerogramma partendo da un 5, adesso non so di preciso, ma da un 5-10% fino ad arrivare al 100% dell'accelerazione registrata a Norcia, e andare anche oltre se la struttura lo consente. Non ci resta quindi che entrare all'interno del Dipartimento di Strutture e vedere come reagirà questo modello a questa prova dinamica. Siamo all'interno del laboratorio di strutture del DIST. Questo è il modello che fra pochissimo verrà sottoposto alla prova dinamica. Alla base del modello c'è una delle due tavole vibranti che sono a disposizione del laboratorio di strutture, ciascuna delle quali misura 9 metri quadri di superficie. I carichi gravitazionali sono stati applicati collocando sugli impalcati dei sacchetti di cemento in modo da ottenere la combinazione sismica prevista dalla normativa. I cavi che vedete servono per acquisire i dati di spostamento e accelerazione tramite numerosi trasduttori e accelerometri con cui è equipaggiato il modello. Ok, davvero tutto pronto, per motivi di sicurezza quest'area verrà sgomberata, quindi noi ci spostiamo a livello superiore e assisteremo alla prova dinamica. Sono già state eseguite diverse prove, siamo arrivati al 100% dell'accelerogramma di Norcia. Il modello, come vedete, non ha riportato danni evidenti, nessun segno di collasso. La prova pertanto andrà avanti e l'accelerogramma verrà scalato fino al 150%. Si tratta davvero di accelerazioni molto elevate e stiamo quindi a vedere se il modello nell'ultimo step di questa prova riuscirà a resistere ad accelerazioni così intense. Il modello ha superato brillantemente la prova, non c'è stato nessun meccanismo di collasso
Il danno più evidente è questa lieve instabilità locale del montante della parete centrale. È davvero un danno molto lieve considerando le elevate accelerazioni a cui è stato sottoposto il modello. La tecnologia costruttiva in cold formed steel alla luce di questa prova risulta essere davvero molto promettente nell'ottica delle strutture sismoresistenti. Grazie per aver seguito questo episodio, io sono Marco De Pisapia, l'autore di questo podcast. Se questa puntata ti è piaciuta, puoi consigliarla ai tuoi amici e colleghi sul tuo social preferito oppure su LinkedIn, cliccando sui tasti di condivisione che trovi in fondo alla pagina. Per non perdere nessun nuovo episodio del podcast, puoi iscriverti alla newsletter del blog oppure seguire le pagine social su Facebook, Twitter o Google+. Noi ci rivediamo al prossimo episodio. Ciao!